Su cultura e sicurezza, voi sapete che senza andare troppo al tecnico, perché è una parte che ho saltato, noi dovevamo chiudere il 2016 con un rapporto deficit-PIL al 2,2%, lo abbiamo invece chiuso in maniera unilaterale al 2,4%. Scusate, so che ho detto 16 o 15, il 16 l'abbiamo chiuso al 2,6%. Con la legge di stabilità, che è una legge che fissa il deficit-PIL per il 2016, lo abbiamo stabilito al 2,4 e non al 2,2, e su questo la Commissione europea, come sapete, ci giudicherà fra qualche settimana. È comunque il livello più basso degli ultimi 15 anni. A chi dice che i conti li sfasciamo, cioè il rapporto deficit-PIL più basso degli ultimi 15 anni. Ma perché questo incremento da 2,2 a 2,4? Sono circa 3 miliardi e 2 inseriti alla fine dal Presidente. Esattamente per due punti dei tre che citavamo prima, cioè cultura e sicurezza, nel senso che sia stato fatto, come ricordate, dopo gli attentati tragici di Parigi e si è deciso di spendere quelle risorse più, non poche, 3 miliardi e 2, da un lato per potenziare la sicurezza, perché siamo alla vigilia probabilmente di tempi difficili per quanto riguarda l'impegno di alcuni nostri militari in zone complicate. Avete visto già oggi qualche problema con due italiani, per fortuna rilasciati, diciamo, gli ultimi due, ma altri due purtroppo. Perché la sicurezza è complicata, guardate, Dio non voglia mai che rimpiangiamo di non aver speso abbastanza in sicurezza, perché quello che è capitato nell'anno scorso a Parigi, sia a gennaio con la strage di Charlie Hebdo, sia in autunno con l'attentato, i morti, giovani morti al Bataclan, Dio non voglia che succeda mai a noi e qualcuno comincia a dire che bisognava prevenirlo. Sapete che una situazione del genere non si può prevenire, ma almeno c'è l'obbligo da parte di chi governa il paese di fare tutto il possibile per evitare eventi del genere in un mondo in cui purtroppo possibile avere la certezza di non essere mai colpiti, e quindi quei soldi vengono spesi per aumentare le risorse alle forze dell'ordine, per aumentare la sicurezza informatica. Poi di nuovo, guardate che la sicurezza informatica, la cyber security, è, a parte ovviamente che se lo si confronta con una bomba che esplode o con uno che spara in mezzo a una piazza, però la sicurezza informatica è dove i pericoli maggiori vengono, perché ormai il mondo è talmente interconnesso che attacchi alla nostra sicurezza informatica, alle infrastrutture che sovrintendono alla nostra sicurezza, ai nostri approvvigionamenti energetici, sono, voglio paragonarlo, ripeto, con delle vite perse, ma sono attacchi di una pericolosità immensa. E solo in questo paese, invece di ragionare insieme su come fare a proteggerci meglio, inizia la polemica se bisogna farlo l'amico di Renzi, il fratello di Renzi. Sono sfide che non hanno colore politico, quindi su come proteggerci tutti insieme, e dal punto di vista informatico, che non è informatico che ci vengono a spiare il cellulare, è le infrastrutture telematiche che governano le nostre reti idriche, le nostre reti energetiche, sia la difesa del paese. Evitiamo polemiche, quindi ragioniamo in maniera seria. C'è questo, e poi c'è un'altra cosa. Siccome la guerra al terrorismo non la si fa solo andando a buttare le bombe, e noi l'abbiamo capito da tempo, speriamo che l'abbiano capito anche i candidati alle presidenziali americane, qualche dubbio ce l'ho che l'abbiano capito tutti, però gli Stati Uniti dai tempi della guerra del Vietnam, che hanno imparato che non si fa così la democrazia, non si fa così la sicurezza andando a bombardare, basta. L'hanno capito sicuramente dopo l'avventura irachena, e vediamo se il prossimo. Ma non è solo così che si abbatte il terrorismo, perché quelli del Bataclan non erano persone che sono arrivate dalla Siria o dalla Libia per uccidere, era gente nata e cresciuta nelle periferie parigine. E quindi, se tu vuoi veramente sradicare il fenomeno, devi andare là a fargli un mazzo così, ne sono convinto. Ma devi anche evitare che i giovani che sono già qui di seconda e terza generazione vivano in una situazione di degrado dove possono accumulare odio, disagio, rabbia, e per farlo tu devi rendere più belle le nostre città, più accoglienti le nostre città, più inclusive le nostre città. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo 500 milioni di euro su un
bando per le periferie delle grandi città. Non sono grandi in realtà, per le periferie delle città. Sono soldi che serviranno a prendere le aree dismesse, quelle dove nasce la criminalità, dove nasce il disagio. Pensate, non pensate alle vostre bellissime zone qui, pensate alla periferia di Milano, di Roma, di Torino, e a quanti immigrati di seconda o terza generazione non ancora integrati non stanno benissimo lì. Ecco, quindi rifacciamo quei luoghi. C'è il famoso bonus cultura, su cui, guardate, si fa tanta ironia, in un paese civile dibatte, non è giusto dare 500 euro ai diciottenni, non sarà giusto, non lo so, questo è il modo che abbiamo scelto, che ha scelto il Presidente. Un ragazzo di 18 anni gli dai 500 euro da spendere in un museo, in un teatro, in un qualcosa che gli possa insegnare la bellezza. Poi vede la Cappella Sistina e si è arrabbiato con l'Italia e non mette una bomba? No, evidentemente. Però insomma, ci faceva piacere tutto al Presidente intervenire in quel modo. Questi sono i soldi di cui parlavo. No, ma poi c'è l'intervento in Terra dei Fuochi, 450 milioni, sono problemi enormi quelli, non si risolvono. È un primo passo, occorre cambiare la testa delle persone. Guardate, io prima di venire qui ho letto, il Presidente, infatti conoscendolo sapevo che non avrebbe resistito, ci sono i sindacati della Reggia di Caserta che hanno fatto un comunicato perché il nuovo direttore lavora troppo, sta fino a tardi in ufficio, sono lamentati. Renzi ha risposto: siete ridicoli, è finita la pacchia, gli ha scritto. Io non lo so, voglio fare politica, ma ho fatto politica a lungo, insomma, nel senso, sempre da una parte precisa, che è l'area liberale del, prima del DS e poi del PD, e ho preso tante botte nei denti quando vedevo i sindacati dire queste cose. Io non resistevo, li mandavo a quel paese e mi si diceva: no, bisogna sempre dare ragione ai sindacati. Ma anche quando si lamentano perché un direttore lavora. E quindi potete forse solo immaginare quello che io provi quando vedo il segretario del mio partito, il presidente del Consiglio, che li manda, diavolo, quando ti fanno un comunicato per dire: ma questo non può stare fino a tardi in ufficio. Allora, Caserta è vicina alla Terra dei Fuochi, ma non voglio fare paragoni. Non è che 450 milioni che pure abbiamo messo ti risolvono il problema, Lì dobbiamo cambiare un sacco di cose, dobbiamo fare con la classe dirigente locale, con il presidente De Luca, con il nuovo sindaco di Napoli, chiunque gli sarà, quella sarà. In Italia non si risolvono i problemi solo mettendo soldi, a volte si aggravano pure, insomma, spero che non sia questo il caso, ovviamente non lo sarà.